2018 siamo allo stand di Forno d'Asalo, uno dei principali produttori italiani di prodotti dolciari destinati al segmento Horeca e micro Horeca, come ormai dico frequentemente, e siamo in compagnia di Enrico Leandro, il direttore commerciale Italia dell'azienda. Enrico, buongiorno e benvenuto dinanzi ai microfoni di HorecaTV.it. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Fabio. Eh sì, siamo nello stand di SIGEP di Forno d'Asolo. Forno d'Asolo e Donatella, ma principalmente Forno d'Asolo. Forno d'Asolo è un'azienda importante del settore Horeca perché produce e commercializza prodotti da forno dolci, quindi cornetti, krapfen, ma anche dagli ultimi due anni anche torte. Facciamo innanzitutto una piccola storia, un riepilogo della nascita, della crescita e quindi proprio la storia dell'azienda. L'azienda nasce 35 anni fa, noi abbiamo gli stabilimenti in provincia di Treviso, a Maser, quindi Asolo, e l'altro stabilimento dove produciamo torte a Jesolo. Nasce 35 anni fa producendo appunto questi cornetti surgelati che vengono poi cotti nel punto vendita, nei punti vendita del canale Horeca. Negli ultimi 4 anni l'azienda ha avuto un'evoluzione molto importante perché abbiamo aumentato la copertura con le nostre vendite dirette, con i nostri agenti sul territorio, e oggi copriamo direttamente, quindi parlando direttamente con i punti vendita dei bar, gli alberghi, le pasticcerie, circa 40.000 clienti a livello nazionale, direttamente con le nostre consegne, con i nostri agenti in prevendita e con tutti i nostri prodotti. Abbiamo a catalogo circa 1.100 referenze. Quanta roba! Voi non potete riuscire a sentirlo perché non si può trasferire l'impatto olfattivo, ma posso garantirvi che c'è un profumo di bontà allo stand Forno d'Asolo che è davvero irresistibile. Voi siete molto presenti sul territorio italiano, avete una rete estremamente capillare, però c'è sempre il cliente che sfugge alla maglia perché si allarga un po' e magari proprio quel potenziale cliente è quello che vorrebbe in questo momento entrare in contatto con voi. Qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale possono andare a scrivere per avere maggiori informazioni? Allora, l'indirizzo di posta elettronica è info@fornodasolo.it, quindi è molto semplice. Io sono solito dire info@fornodasolo.it, che così rimane in memoria molto più facilmente. Enrico, alle nostre spalle c'è quello che è il vostro prodotto di punta, quello di cui tu parlavi. È un prodotto che voi fornite già farcito in più qualità? Allora, oggi noi di questi prodotti, quindi principalmente di cornetti, abbiamo circa 300 referenze. 300 referenze vuol dire che di grammature diverse, vuol dire già farciti, vuol dire vuoti, vuol dire anche prodotti innovativi come lancio di 2 anni fa del vegano. Siamo stati i primi ad essere vegani e certificati dall'Associazione Vegetariana Italiana. Abbiamo lanciato l'anno scorso il cornetto Re Borbone, che è diventato nel giro di un anno il nostro primo prodotto. Quindi abbiamo una gamma veramente infinita per tutte le necessità e tutti i gusti. E allora, intanto rimando loro a saperne di più attraverso horecanews.it, il portale del fuori casa, attraverso il quale potranno avere sempre informazioni, novità di prodotto, novità di attività svolte dal Forno d'Asolo. E io nel frattempo saluto te, ci rivedremo certamente al prossimo evento fieristico sul territorio italiano. Enrico, grazie. Grazie e buona bontà a tutti.
Grazie mille, ora possiamo finalmente approfittare per fare uno spuntino mattutino con il cornetto Furno d'Asolo che Enrico gentilmente ci ha offerto e abbiamo messo qui in attesa di terminare l'intervista. Grazie Enrico, amici, voi non andate via perché abbiamo tantissimo altro da mostrarvi attraverso telecamera e microfono qui al SIGEP 2018.